per il suo significato, ma anche per il suo significante che sprofonda, che allarga. Quindi quello che dicevo con la riduzione timbrica, con le note tenute, qui è evidentissimo, cioè lui tratta la parola come avesse un senso simbolico profondo, come suscitatrice di un tema, non soltanto del tema che racconta, ma del tema fonico. Questo ambiente fonico genio, come scrivesse una partitura, una tessitura in questo ambiente fonico omogeneo, tutto accordato, è come stesse accordando un pianoforte, un'arpa, non lo so, ecco, tutto accordato. E se uno ha la pazienza, adesso andremo avanti, no, ci mettiamo lì a vedere, ma andare dietro a questo, a queste cose, e lo trovate immediatamente nel numero 8 ancora, bisogna andare un po' più in fretta, ma sono cose poi non difficili da verificare, che uno dei capolavori di Bach, Lassivolo, è uno dei capolavori. Proviamo a leggere. Dove era la luna? Che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi, più le stelle dicevano rare tra mezzo la nebbia di latte. Sentivo pullare il mare, sentivo un fruffru tra le sarte, sentivo nel cuore un sussurro, come in quel grido che fu, suonava lontano il singulto, chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento, squassavano le cavallette, finissimi sisti d'argento, tintine invisibili porte che forse non s'aprono più, e c'era quel pianto di morte. Molto costruita questa poesia, perché anzitutto prima abbiamo visto le cose orizzontali, adesso provate un po' a vedere verticalmente. Guardate come sono ridotte le rime. Nella prima strofe tutte sulla E, anche se sono diverse, cielo, perla, melo, vederla. No, le prime quattro. Poi comincia la A, lampi laggiù, campi, rare, latte, mare, fratte. Poi la U, sussurro, fusi, giunto. Più, poi di nuovo vette, vento, fratette, argento, poi la morte, morte, eccetera. La E, la A, la U. E c'è questa sonorità tematica che è quella del verso di questo rapace notturno, che è una specie di eco o di pianto lugubre, no? La morte, che si dilata e copre, tra l'altro, ogni ultimo novenario. Perché sono quartine, no? Quartine doppie, queste qui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, contando più, no? E c'è questa, l'ultimo novenario della quartina pari, però com'è questo quadro? È un quadro anche misterioso, no? Non si capisce tanto bene, subito, non si capisce bene, perché l'attacco interrogativo, che è tipicamente pascoliano, dove era la luna, no? Dove era la luna? Che è ambivalente, perché è un po' misterioso, perché per un verso è un quadro realissimo, ci sono un mandorlo, un melo, sono delle cose, restano delle cose, ma insieme è molto irreale, perché è difficile da capire. E c'è, sì, c'è una luna che è velata, dove era la luna, che il cielo notava, no? In un'alba di perla. La luna è velata, non si vede, però non si vede, ma intanto in onda di luce il cielo in cui lei nuota, no? Nuota. E dà un colore perlaceo di perla, di alba, a un cielo notturno, c'è il cielo notturno,
Un notturno occupato da che cosa? Un notturno occupato dalla presenza invisibile di un senso di morte, della morte, perché tutto, più va avanti la poesia, più i brividi sembra che aumentino, perché lo fanno trasalire. E questo trasalire è sempre tenuto in tensione da questa tematica funebre di morte, perché il paesaggio è notturno e che ci introduce subito in questa dimensione non notturna, interiore, questo messaggio interiore che fa, è quasi ossessivo, che fa da fondo, fatto questo tornare soprattutto nei suoni, non soltanto in quello che dice, torniamo al discorso di prima, ma anche nel ritmo, nel metro, nella sintassi. Per esempio, è tutta una ripresa anaforica, l'anafora, veniva, sentivo l'anafora. E poi queste onomatopee diffuse, più onomatopee di queste, ma questo frufru che viene fuori a un certo punto, no? E poi pieno di allitterazioni, pieno di rime interne, sentivo il cullare del mare, sono quasi attaccato, no? Anzi sono attaccato, sentivo il cullare del mare. E poi queste metafore, molto, ma non una sola, tanto, alba di perla, nebbia di latte, sospiro di vento, e poi sinestesie, che sono molto sinestesie tipo, ecco abbiamo già visto prima, soffi di lampi. Soffi di lampi. C'è una poesia di Milici Stocchio dove appunto sono le luccio che compaiono e vagano con ansar di lampo. Il lampo lo mette sempre in cima al soffio, all'ansar, l'ansido, eccetera. E poi parlavo di impressionismo. Note impressionisti di colore nero di nubi, questo insiste sull'impressione coloristica. E poi c'è questa progressione, se voi andate a vedere per esempio prima strofe, ecco, ultimo verso, veniva una voce, poi nella fine del secondo la voce che diventa singulto, poi fine della terza strofe che diventa pianto di morte, quindi c'è anche questa progressione studiatissima, cioè voce, singulto. E poi c'è quello strumento funebre che abbiamo già trovato a Pasquale Latino, cioè i sistri sono sempre montati, li riprenderà il sistri, no? Porta al culto di Iside, i sistri di Iside, al culto, perché Iside c'era quel culto misterio di morte, resurrezione, ma questi sistri non sono soltanto contenuto, che è fondamentale, si capisce la morte, eccetera, eccetera, ma anche una metafora sonora. Perché? Perché è un dato materico che si dissemina, questi sistri si disseminano formalmente, si dilatano su tutto il contesto, su tutta la testura, che è tutta sibilata, squassavano, se uno si mette lì a sottolineare le S, non finisce più, squassavano le cavallette finissimi sistri, o lei, la S di sistri, la I di sistri, che si può, come dicevo prima per Tremola, è un modo solo di scrivere, E poi questi. Poi ci sono anche questi punti, comincia dai puntini di sospensione, l'ultima strofa che usava moltissimo, tintini e invisibili porti che forse non sapono più, e c'era il pianto di morte, chiude, poi dopo, sempre questi puntini di sospensione che sono così frequenti, mi dice, e sono un momento di pausa, ma non soltanto, sono anche di meditazione, di attesa, di ansia, di paura, se volete. E se c'è ancora il tempo, se c'è ancora, non siete ancora stufi, ancora un po' avanti, se rapidamente passiamo alla via ferrata, che viene dopo, il numero 9,
qui è interessante, secondo me, perché c'è un tema molto ottocentesco, è quello della banda del treno, il treno era Vittor Hugo, insomma tutta la poesia ottocentesca, e beh, la grande invenzione, insomma, la macchina a vapore, eccetera. E qui l'aspetto tematico è quello di scrivere poesie ispirate alle nuove invenzioni della tecnica. Quindi tra gli argini su cui mucche tranquillamente pascono, bruna si difila la via ferrata che lontano brilla. E nel cielo di perla dritti uguali con loro trama delle aeree fila di grano e fuggente ordine impali. Guardi gemiti e duduli rombando cresce e dilegua femminil lamento. I fili di metallo a quando squillano immensa acqua sonora al vento. Così è meraviglioso, insomma, dire. Nel senso che parla di tre, comincia con la via ferrata, quindi però cosa, qual è il nucleo? Non è mica il treno, più la via ferrata, anche se è il nucleo tematico, ma è innanzitutto uno sperimentalismo fonico, perché se uno si mette di nuovo lì a vedere come l'orchestrazione delle sillabe e delle vocali, per esempio le due terzine, prendi la rima tranquilla, illa, ma illa, ila, illa, brilla, ila, ali, ila, pali, tanto tutto un gioco di, anzi, illa, illa è rovesciata in ali, rovesciata, quindi. E poi c'è questa tendenza alla omologazione, come se lui fosse un linguista che gioca molto sull'opposizione sorda sonora, cioè T, qual è la sonora di T? È D, no? E quindi questa posizione T, D o N, T o N, D, lui se la gioca continuamente, quindi questa omologazione di stessa sonorità nella quartina, per esempio, con bando, mento, quando, mento, anche nella rima, cioè è come se fosse la stessa rima. Non variata, sì, variata nella sordità, sonorità, ma ci sono tantissime di queste cose. E poi, questo anche Montale se lo ricorderà, c'è sempre, o si dissecchia, questo mi piace molto insistere sui suoni consonantici aspri, aspri, bruna, brilla, dritti, digradano, digradano. E poi questi richiami interni, lamento, metallo, immensa, metallo, squilla, eccetera. Se uno si mette lì una penna e prende una combinazione, un suono, e poi si diverte ad andare a cercare, trova delle cose, se ci mettiamo si passa mezz'ora, ma poi sono cose facili, complicate, anche divertenti. Quindi vedete come la poesia inizia con una descrizione pulita, ordinata, per noi, con particolari statici, proprio fermi. Poi arriva questo irrompe, no? Irrompe nella quartina di chiusa questo elemento di tensione, il lamento. Il lamento, c'è un lamento cosmico, forse un dolore universale di questi figli che come un'immensa arpa sonora suonano al vento, quindi è dilatato dall'infinità, no? Almeno così la leggo. E non vorrei mancare neanche di notare che è una partecipazione come un'ansia, come una pena della natura, sempre questo torcersi misterioso delle cose, dilatato nel cosmo, che abbiamo già trovato nei soffi di lampi, questo ai soffi di lampi, il tuono che. Come lo vede il tuono? Come una frana cosmica, come una frana celeste, come crollo di rupi, e anche nella scuola abbiamo già trovato questa partecipazione del fisico e
del metafisico, delle cose concrete e nello stesso tempo della morte, del doloroso. È proprio veramente una peculiarità sua, la sua grandezza. E stiamo continuando a leggere ancora una poesia, leggere, ma limitiamoci soltanto a leggerla perché poi non è così complicato. Un piccolo Ducato, numero 10. Come tetra la silza che combatte, piano per i brulli, fa schioccare le rame secche e sottile fischia tra le fratte. Su una fratta, o forse un monte di ancornale, un corredino ride in quel marame, pasce, bavagli, un piccolo guanciale, ad ogni soffio del rovare che romba, le fasce si divincolano lente, e da un tumulto triste come fondo giunge una nenia lunga, paziente. Dove, tra l'altro, anche qui, per tornare alle osservazioni già fatte, c'è una prevalenza, tra l'altro, al di là del tema, di suoni che Montale amava moltissimi, più striduli, più scordati, più aspri, più duri, soprattutto nella prima terzina, come tetra, la silza che combatte, sembra che mastichi le parole, no? Gli alberi brulli, li fa schioccare le rame secche e sottile, fischia tra le fratte, anticipa veramente Montale. Prima tazzina, suoni aspri, e poi tutto su insiste sulla letterazione, sembra che mangi, che approfondisca le parole, secche, sottili, fischia tra le fratte, ad ogni soffio del rovaio che romba, e da un tuburio triste come tomba, c'è sempre una consonante predominante, o una vocale predominante. E anche se leggo numero 11, Vespro, di nuovo, dal ciel roseo pullula una stella, una campana parla del coro col suo grave cantando in badalia, onde tra i pioppi tinti in corona suona un continuo scalpicciar per via, passa una lunga e muta compagnia con fasci di trifoglio di verginelli. Una fanciulla cuce da compagno, cantarellando dalla nera altana, un canto che s'alzò dalla campagna, quando nel cielo tacque la campana, s'alzò da un olmo solo in una piana, da un olmo nero che da sé stornella. Dove? Senza farla troppo lunga, ma se anche lì cominciate a vedere la effusione delle liquide, la L per esempio, che e tutte queste consonanze interne, pulla, stella, le doppie la L, pinella, fanciulla, cantarellando, dalla, altana, stornella, è tutto un rimando, tanto è vero che le parole a un certo punto vengono a confondersi, perché campana, compagnia, accompagna, una attaccata quasi all'altra, no? E altana, campagna, campana, campagna, compagnia, compagna, e sono qui addirittura persino troppo evidenti. E poi se uno si mette a contare le vocali, quante sono? Adesso l'ho fatto il conto prima io, quindi non sto ricordando, sono i toni, sono 26 toniche. Di queste 26 toniche, 16 sono A, saranno mica un caro. Insomma, c'è tutto un accordo, sembra andare a cercare, lo faccia volutamente, lo faccia perché ha questa sensibilità, lo sentiamo. Piano. E quindi poi se uno va a caccia di riduzioni verticali non le trova, oppure orizzontali, verso 2-3, verso 2, è tutto là, grave, la badia, qui addirittura non è che non sia una cosa straordinaria questo, ma era per farmi ancora notare questo aspetto, verso 2, verso 3, una campana parla. È tutto ridotto ad alto. Il verso 4 invece canta, è quasi tutto, è molto ridotto a onde tra i pioppi, tinti in color rosa, i toni. Verso 6 e 7 piuttosto tende alla U, no? Passa una lunga e muta compagnia con fasci di foglio in pinella.
12 alle O, verso 13 alle E, ecco, uno insomma gira e rigira, lì aveva ragione Gianfranco Contini quando commentava un grande lettore di Pascoli e dice, usava anche lui una metafora musicale, anzi una metafora pianistica, dice uno che mette il pedale quando scrive, chissà, il pedale del pianoforte, ha subito capito, no? Mette il pedale, confonde, mette il pedale, è bella questa metafora, mette alle composizioni il pedale. Accordare continuamente, e se dice pullula una stella, sì, d'accordo che, che è l'immagine nuova, ma non è soltanto l'immagine bellissima, pullula una stella, ma è anche il suono che trascina l'immagine, o l'immagine che trascina il suono, non importa, pullula una stella, cioè impasta i suoi versi dell'identico. Se uno avesse il tempo di andare a vedere in Nietzsche come accorda il sostantivo l'aggettivo, no? In genere il sostantivo non sta mai da solo, c'è vicino l'aggettivo. Come sono? Ma non soltanto in Nietzsche, tutto. Crepito arido, sembra che dica la stessa parola, crepito arido, strepito rapido, palpito trito, pallido tinnito, sottil tintino, libellule tremule, brividi brevi, eccetera, eccetera, eccetera. Provate e vedete che Pascoli cerca queste combinazioni, che lo fa per gioco, ma no, perché sprigionano di più di significato. Non so se mi spiego, se siete d'accordo. Cioè, sprigionano le forze suggestive che emanano e dall'immagine e da un certo significato, e da significante, cioè è veramente maestro in questo, una suggestione particolare, cioè delle forze linguistiche sensibili, materiche, da un valore evocativo più forte con queste associazioni. Non è virtuosismo, non è soltanto gioco, non è soltanto amor sensuale alla parola, così per come sarà il D'Annunzio, quel D'Annunzio che dicevo, lui non lo, vi leggo soltanto una, per curiosità, lui non lo stimava, un grandissimo poeta, D'Annunzio. E tra le tante cose che si lascia scappare ogni tanto, mi è capitato di leggere proprio qualche giorno fa una lettera, lui insegnava a Messina, dove sì, ma facevano andare gli amici sempre con le porticelle famose di vino che mangiavano per l'Italia, con la lettera dedicata al vino, che sono straordinari, insomma, perché ne è arrivata, non è arrivata, e i suoi amici loro per consolarlo di questa lontananza. E tra l'altro c'è una lettera da Messina al suo grande amico Caselli. Caselli sono le lettere raccolte con Caselli, curava l'orto, andava a piantare i fiori. Aveva una cava di marmo di Capuane e c'è una lettera del 1901, 24 giugno, ve lo dico per curiosità, non c'entra niente con quello che dicevo prima, ma gli accude un check, come lo chiama, cioè un assegno, un check, e dice acquistami una bicicletta, comprami una bicicletta della Messina. Beh, perché aveva un signore che lo aiutava, facendo, si chiama Tono, una bicicletta, cito, da servirsene Tono per mio servizio, ma per impararci la chetichetta, da andarci su io, tagli la corrente, che era commovente. E dopo ne comprerei, se ho i soldi, una buona, non è che se avessi tanto, insomma, che trovo, non so, queste cose, mi pugni nascosto un parchio, andare in bicicletta, non solo per Tono. E poi, ma non era per la bicicletta che vi leggevo questo, poi aggiunge, sto scrivendo, cito, ho certe odi e poemi nella mente, fortunato l'altro Gabriele, lui non li ha nella mente, le trova nei libri, lui non fa altro che polverizzarci sopra lo zucchero, capire, è cattivissimo.
Quindi voglio dire, perché siamo andati lì? Ma solo una curiosità, per dire che uno degli apporti fondamentali della poesia del Novecento, tra l'altro proprio questo, gli aretici, i grandi poeti poi del Novecento, impareranno a Pasqua queste cose che vi do d'annunzio, queste robe. È il grande simbolista della poesia italiana, che poi conoscesse, leggeva Vittor Hugo, aveva letto Gautier, poi non si sa, ma veramente questo allargare i campi semantici delle parole, del verso, con una carica allusiva, anche onirica, visionaria, simbolica, ottenuto attraverso queste combinazioni foniche, pensate a Mallarmé, pensate a Baudelaire, pensate a queste. È veramente, cioè, detto veramente in due parole, il sostituire la rappresentazione con la evocazione. Questo è il segreto del simbolismo. Pasqua fa il primo. Riesce a esprimere l'impalpabile, il misterioso, ma attraverso i mezzi fonici anche, se ci fosse il tempo, non c'è il tempo, ma ciascuno può farlo per conto proprio, la verifica, se ne ha voglia. Ecco, una domanda, basterebbe chiedersi, uno fa, dà come compito a un ragazzo, ma dice, ma cosa, a casa, se ha voglia di farlo, vedi, vai a cercare gli aggettivi che Pascoli, se nel caso leggesse Pascoli, ma questo lo sto dietro, usa di più. Sapete quali sono, e non a caso, i più usati? Pasqua e gentili sono, ve li elenco: tremulo, fragile, querulo, gracile. Poi vai a vedere i sostantivi. Quali sono i sostantivi? Può divertire anche a fare le statistiche. Quali sono i sostantivi prediletti da Pasqua? Brivido, rombo, crollo, ombra, anelito, alito, palpito, fremito. E i verbi, quali sono? Molto tempo, di lettere da citare: ansare, soffiare, vanire, nel senso di svanire, vaporare. Ecco, se noi consideriamo rapidamente questo blocco di aggettivi, verbi, sostantivi, a che area semica appartengono? A che area appartengono? È ben delimitata, secondo me. Cioè, perché tutti, non so se è il caso che vi ripeta, tremulo, fragile, querulo, gracile, brivido, rombo, collo, omo, anelito, alto, palpito, fremito, ansare, soffiare, vanire, evaporare, tutte esprimono che cosa? Quello che o non si raggiunge, o si raggiunge a fatica, cioè l'esplicito non è raggiunto, perché sono parole che o rientrano nel silenzio, oppure sono rumori fievoli, rumori leggeri, rumori di fiato, voci che hanno poco suono o che non hanno addirittura suono, non ce l'hanno affatto, sono suoni fievoli, quasi al limite della percettibilità, perché gli aggettivi che lui ama moltissimo sono blando, fioco, tenue, sottile, lieve, basso, debole, muto, breve, velato, tacito, segreto, sommesso, smorto, cioè, ecco, e avanti, se voi andate avanti nell'elenco, che sono aggettivi quasi tutti riferiti o a movimenti o a voci che siano fioche, un po' malate se volete, no? Poco intenso, comunque voci di pena, perché quando fa la combinazione sostantivo-aggettivo, tremulo velato, vagito tremulo, ombra tremula, alba tremula, gracile voce, gracile bisbiglio, un grido smorto e gracile, eccetera. Guarda, questo l'ha detto benissimo, forse il più grande studioso è Pasqua in latino, che è Alfonso Traina. Alfonso Traina è studiato latinista, teatro latino, e per esempio a un certo punto faceva notare che Traina,
parlando del pascolo italiano anche, che due parole tematiche di pascolo sono o ombra o tenebra. È vero, ombra e tenebra. Scusate, ombra non tenebra, non usa mai tenebra. Ombra, preferisce ombra, che è a tenebra, cioè proprio il nero, è ombra la parola tematica, non tenebra, perché tenebra che cos'è? Tenebra è l'assenza di luce, tenebra, è nero, tardo. Invece nell'ombra la luce è una presenza velata. Ecco, l'amore per quello che è velato, quello che non è troppo. Cosa succede? Che dopo la nostra grande poesia, che amiamo tutti moltissimo, credo, la grande nostra poesia classica, neoclassica, che è sempre stata così decisamente sonora, decisamente lapidaria, decisamente chiara, decisamente incisa, decisamente tutta sostanza, tutta linea, tutta forza. Basta pensare a Fosco, no? Per citarne uno. Che cosa ci lascia Fosco? Sempre l'impressione di grandiosità, di nettezza, di piace, non piace, cioè chi non lo poteva sopportare, fare grande quando parla di Fosco, no, tutto è fuori, ma non c'è per questo. Però a chi piace, a me piace questo andamento anche epico che aveva il sepolcro, mettiamo, i sonetti famosi, no? Che tutto sommato sono forme anche linguisticamente serenanti, no? Liberate. Per esempio i suoi attributi di Fosco, sacro, e pensiamo agli aggettivi di Pascoli, no? Sacro, sponde, limpide, sacro, sponde. Cioè, Fosco e tutto il neoclassicismo evitava l'ombra, le nuance, cioè le parole che sembrano, invece preferire, che sembrano, ecco, dire e non dire, invece preferire le parole che vogliono comunicare una totalità, una, come posso dire, un respiro, una legge, ecco, etica dell'universale, cose di questo genere. Pascoli invece no, va sempre verso la dissolvenza, verso il brulicare di sensazioni indistinte, dolorose, misteriose, anche inquietanti, certo, molto inquietanti, perché tra le parole tema di Pascoli, come dicevo prima, ma pensate a Pascoli astrale, Pascoli quando parla del bellissimo, insomma, ciocco, eccetera, eccetera, Pascoli frana, rombo, cioè molto frana, rombo di scogliere, crollo di rupi, sempre negativo, urlo di vento, no? Affanno di bufere, cioè va verso l'inquietudine, va verso l'inconoscibile, va verso il mistero. Uragani inascoltati, ecco, uragani inascoltati, limbi, queroli, tutto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la lontananza, il lamento, il saper animare in maniera inquieta le cose, oppure il silenzio, oppure l'impampabile, oppure è uno che ha messo in moto nuove frange di senso. Insomma, non sto dicendo è più grande Fosco, più grande, sono discorsi stupidi, più grande, mi piace di più di me, ma è discorso, ma certamente è più moderno, nel senso che ha messo in moto questa immaginativa anche dei suoni, questa immaginativa delle parole che prima non c'era, questo allargamento semantico delle parole dei versi, in direzione, certo, dell'incerto, dell'ineffabile, dell'inespresso, dell'inesprimibile, e qui sta veramente in questa sintesi la novità del linguaggio poetico pascoliano. Lo comincia a proporre Mirice, qua siamo fermati, poi lo sorgerà nelle raccolte successive, e queste cose si allargheranno al Novecento, e Pascoli veramente, e si può chiudere qui, magari se il tempo che chiamiamo per un momento, appartiene in questo senso al grande simbolismo europeo, grandissimo poeta che vale la pena, se potete, se ancora, insomma, di leggere, perché il grande Pascoli non è il Pascolo della Cavallina Storna,
me il pascolo dell'Aquilone, anche se l'Aquilone era una bella poesia che hanno dominato le antologie, sino a quelle antologie della scuola dei nostri padri, insomma, eccetera, ma è quest'altra poesia, la poesia moderna di Pascoli, è questo grande Pascoli, che, beh, sì, certamente non è la prima volta che sentite questi discorsi, non credo, ma che è stato per tanto tempo, ecco, messo da parte questo Pascoli, mettendo invece in rilievo quel Pascoli che era più vicino alla tradizione cappucciana e non un Pascoli veramente moderno, veramente non d'annunziano, veramente, ecco, proteso verso il Novecento, e il Novecento ha imparato da lui, insomma, e ci ha dato, e quindi dice come non ci può andare avanti, ma non si può neanche approfittare troppo della vostra pazienza, della vostra attenzione. Boh, sono anche ora che sono le 5 e mezza passate, fino a che ora, se avete col tempo si può ancora chiacchierare un po' e fare qualche vostra osservazione, conferma, d'accordo, disaccordo.